Proseguono i bombardamenti russi sull'Ucraina, in particolare sulla città di Sumy e Kherson. Per il presidente Zelensky il conflitto finirà quando otterrà una vittoria o quando la Russia deciderà di voler porre termine. Dobbiamo avere fiducia che tutto questo finirà nei prossimi mesi, ha dichiarato. Intanto incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dal quale è emerso che è nell'interesse di tutti risolvere la crisi con mezzi politici. Nel corso dell'incontro di 3 ore a Pechino, Michel ha sottolineato che l'UE conta sulla Cina in quanto membro permanente del Consiglio Sicurezza delle Nazioni Unite, per invitare la Russia a rispettare i principi fondamentali della Carta dell'ONU e contribuire a porre fine alla brutale distruzione e occupazione russa. Entrambi i leader hanno sottolineato che le minacce nucleari sono irresponsabili. Il presidente cinese Xi Jinping, dal canto suo, auspica una soluzione politica. Risolvere la crisi in Ucraina con mezzi politici è nel migliore interesse dell'Europa e di tutti i paesi dell'Eurasia. Nella situazione attuale, ha aggiunto, è necessario evitare l'escalation e l'espansione della crisi, insistere nel persuadere la pace, nel promuovere colloqui, nel controllare l'impatto di ricaduta della crisi e nell'essere vigili contro i rischi in campo.